È una bella stagione teatrale che abbiamo presentato questa mattina con una proposta spettacolare che credo soddisfi le varie curiosità e le varie tendenze del pubblico salernitano. Si va dal teatro civile di alto momento, e Gio Mauro che parlava del Muro di Berlino, tanto per citarne uno, alle traduzioni in linguaggio teatrale di grandi film, un esperimento importante. È stato tradotto in linguaggio teatrale Il Fronte del Porto, ricordiamo tutti Marlon Brando, e Mine Vaganti di Oz Petek. Iniziative che coinvolgono gli spettatori con spettacoli dei Momix, sapete i Momix è un gruppo sperimentale particolarmente noto, e così tante altre iniziative, dalla Tempesta di Shakespeare ad altri, compreso gli Evergreen che sono Massimo Troisi che farà una Massimo Ranieri che farà una bellissima performance. Insomma, voglio dire, c'è tutta una possibilità di acquisire notizie dai siti, ma soprattutto di rispettare i gusti variegati dei salernitani. Salerno è una città ricca di episodi teatrali, abbiamo un teatro diffuso a livello cittadino, tante sale teatrali, abbiamo ora il Ghirelli che finalmente riapre le porte, abbiamo il Pasolini che parte con una sua stagione di teatro civile, abbiamo il Teatro Verdi, il Massimo, che fa la sua stagione di prosa. Insomma, mi pare che l'offerta sia assolutamente importante. Abbiamo Salerno Letteratura in corso, abbiamo una stagione lirico-sinfonica formidabile sotto la direzione di Daniel Oren, e credo che la proposta culturale sia a livelli di eccellenza. Quest'anno ci troviamo nella sala delle conferenze stampa del Comune di Salerno, abbiamo presentato al pubblico e alla stampa la stagione del Teatro Verdi di Salerno, che si compone di 10 spettacoli. Si inizia con Siani, ci sta Servillo, ci sta i Momix, insomma ci sono grandi appuntamenti per il teatro quest'anno. E c'è una novità, la novità è che gli abbonati del Verdi possono seguire la rassegna contemporanea e teatro civile al Teatro Pasolini, che è un altro teatro della città che è aperto da un paio di anni e che potrà ricevere questi spettacoli. Sono 6 spettacoli importanti: Carpentieri, Oliva, Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, Borrelli e tanti altri, che potranno vedere al Teatro Verdi, al Teatro Pasolini, con un costo molto ridotto rispetto alla stagione del Verdi, che comunque avrà questi 10 spettacoli che saranno tutti a livello nazionale o internazionale.